Ospedale Castelfidardo, 4 aprile 2020. La macchina dell'ospedale. La Fiat Panda. C'ha il pacco dei guanti là dentro. Eccomi qui, un'altra volta. Sempre all'ospedale. E non si scherza, eh. Non si scherza più. Non si ride più. Non c'è più niente da ridere, non c'è più niente da scherzare. E se vedo qualche commento che si ride, si scherza, si pia per il culo, no? È perché deve essere che gli va tutto bene le faccende e non c'ha né da fa con la salute. Perché quando c'è da fa con la salute che è compromessa, dopo non si scherza più, non si ride più e non c'è voglia più da ride. Per niente, proprio per niente. Finché va tutto bene le faccende. Che uno o una c'ha la casa di campagna, c'ha tutto il recinto, la recinzione intorno, pecore, per divertirsi, no? Devi stare a casa, stai a casa, stai a casa, devi stare a casa. Ma la casa, se è la casa di campagna, che puoi camminare, puoi correre, ti puoi divertire intorno, c'hai gli animali di cortile. Bene o male, anche se stai a casa, però non è che stai dentro casa, stai al di fuori, stai all'esterno del recinto, della recinzione de casa e ti diverti, stai bene, se stai bene di salute, va tutto bene, sei pieno dei quattrini. Invece, se non sei pieno dei quattrini, che i quattrini è quasi finiti del tutto, oppure finiti compagni a me, e c'hai i familiari che c'hanno la salute compromessa, dopo. La voglia da ride non ce l'hai più. Dopo te va via la voglia da ride, la voglia da pia in giro, la voglia da dire le stronzate su internet, un casino di stronzate, dei commenti scemi che non servono a niente. E poi quando arrivi a una certa età come la mia, proprio la voglia da ride ti è passata proprio da un pezzo. È sparita, svanita proprio, svanita del nulla. Te l'ho detto, quando c'è la salute compromessa e poi se sta in questa situazione, è quello che mi domando io e dico. Anche se uno o una è giovane e ragazzi che c'ha voglia da scherzare, c'ha voglia di un sacco di stronzate, di fregnacce, no? Io posso capire, sì, è giovane e tutto, però possibile che i genitori sua oppure se stesso, se stessa, non si rende conto della situazione che ci stiamo a trovare, che è grave. È una situazione spregevole. È una situazione disastrosa. Per tutti. E non si rende conto da non dire stronzate. Da non parlare male, da non dire le parole ingiuriose, cattive o invidiose. Tutta si invidia, ancora c'è tutta si invidia. Anche in questo momento critico che stiamo a passare tutti quanti. Invidia, cattiveria, malignità, odio, superbia. Ma come si fa ad andare avanti così? Come si fa? Apposta e il Padre Eterno non ci ascolta. Siamo noi a non ascoltare Lui. Voglio dire, se l'uomo, se le creature umane hanno creato su virus, maledetto, l'hanno creato in laboratorio, l'hanno spruzzato per aria e lo stiamo a respirare tutti. Chi è che dura di più a non ammalarsi è perché c'ha i cosili, gli anticorpi potenti, no?
Chi è che dura di più a non ammalarsi? Perché c'hai anticorpi potenti. Chi è che invece si ammala e si ammala subito? Perché c'hai anticorpi non potenti, bassi, precari, che è soggetto a ammalarsi, basta una cavolata, si ammala. Però adesso non è che basta una cavolata, adesso basta anche per chi è che ce l'ha alti i cosili, le difese immunitarie alte, anche se ce l'hai alti, però se sei, come posso dire, vicino a delle persone che c'ha il virus, ti attacca lo stesso. È quello il fatto, cioè proprio, anche se la salute te va bene tutto, te si attacca lo stesso, quindi su virus è maledetto, è un virus che l'hanno studiato bene, a tavolino, l'hanno studiato proprio apposta per attaccare quasi a tutti. C'è rimane che non gli si attacca coloro che non stanno vicino a quelli contagiati, coloro che se riescono proprio a riparare e a tutelare coloro che insomma gli va bene le faccende, coloro che non stanno vicino a quelli già contagiati. Non si sa più come parlare, guarda, come parlo sbaglio. Comunque, quando la salute è precaria, è ormai minata dai malanni, dai tumori e tutto, e non si parla più da dire le cavolate, le fesserie, le stupidaggini. Ecco qua, quello che volevo dire. Ancora se va avanti così, io penso che ormai non c'è più bisogno, non c'è più, come posso dire, non c'è più niente da scherzare, quello che volevo dire, non c'è più niente. E chi è che vedo che scherza è perché le cose che vabbè, che c'ha i quattrini, che c'ha la casa grossa, che può correre, scherzare tranquillo e beato, tranquilla e beata dentro quella casa, che c'ha il recinto intorno, che c'ha gli animali dei cortile, c'ha tutta la recinzione intorno, che può correre, può scherzare, può fare quello che gli pare. Come diverse persone che conosco, mi dice, non te puoi lamentare, no? Stai dentro casa, chi te dà fastidio? Mi ha detto, no? Una persona che c'ha una casa di campagna, che c'ha 3 ettari di terreno intorno, tutta la recinzione intorno, ha detto, non te puoi lamentare. E io gli ho detto, ma io c'ho un buco di casa, c'ho 4 stanze, io più di lì non mi posso spostare, te c'hai 4 ettari di terreno, ci credo che poi corre, poi c'ha pure la strada di campagna che può camminare. Ha detto, io mi faccio le lunghe passeggiate a casa mia. Io ho detto, culo rotto. Beh, ce lo dici pure. Ce lo dici pure che culo rotto, gli ho detto. È una miseria, guarda. Chi è che si è potuto fare la casa di campagna oppure l'ha ereditata? È stato fortunato. Sono persone fortunate queste. Che pare che va tutto bene, che non sono stati contaminati ancora dal virus, e possono passeggiare, possono camminare, possono correre, possono stare tanto bene in mezzo al prato, senza che i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine, la finanza, gli dice niente. Non gli pole di niente, perché sta dentro casa di loro. Anche se non è dentro casa, abitazione, dentro le 4 mura di casa, però sta dentro la recinzione della casa a proprietà privata, nessuno gli può di niente. Quindi fortunati, è fortunati. È così. Ecco, adesso io mi trovo qui nel terrazzo di sole, perché c'è il terrazzo dell'ombra di là e il terrazzo del sole qui, però sternuto. Ci senti? Adesso dovrei usare un po' di Vicks Vapor.
C'è un po' di vento, c'è un po' di vento, però sotto il sole è caldo. Mi trovo qui perché voglio sta fuori. Voglio sta un po' di fuori, perché non ne posso più da sta dentro casa. Oggi sono molto giù di morale. Niente, mi è venuta una malinconia degli anni Ottanta, ci stavo a pensare. Sono malinconico. Una malinconia degli anni d'oro. Invece adesso fa tutto schifo. È una tristezza incredibile, perché le creature umane non hanno ascoltato a Dio. Per questo stiamo messi tutti così. Se ascoltassimo al Padre Eterno, che ci ama, le cose andavano meglio. E invece non lo ascoltiamo, le cose vanno sempre in peggio. Non c'è niente da fa. Vanno sempre da male in peggio. Senza Gesù. Senza Gesù nei nostri cuori. Va tutto a rotoli. Tutto allo scatafascio. E non c'è niente più da ridere. Non c'è niente più da ridere. C'è solo da chiedere a Gesù la grazia che ci illumini col suo Santo Spirito di liberazione e guarigione.
Illuminaci Gesù col tuo Santo Spirito. Guariscici Gesù. Libraci tu. Proteggici. Benedicici. Guariscici col tuo Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto a nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, iniziamo allora la recitazione del Santo Rosario per motivarci, per proteggerci e per liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sii nella mia mente, Gesù sii nelle mie labbra, Gesù sii nel mio cuore. Amen. Meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla Gesù agonizza nel Getsemani. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Ecco, poi leggo le meditazioni di Suor Faustina Kowalska, che Gesù gli ha dato la grazia da vedere lui nella passione vivente. Vediamo cosa dice dal diario di Suor Faustina. La sera, quando entrai nella piccola cappellina, udii nell'anima queste parole: figlia mia, medita su queste parole. Ed in preda all'angoscia pregava più a lungo. Quando cominciai a riflettere più a fondo, molta luce penetrò nella mia anima, compresi di quanta perseveranza nella preghiera abbiamo bisogno e che da tale faticosa preghiera dipende talvolta la nostra salvezza. Ecco, diciamo il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù e flagellato la colonna. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Faustina, vidi Gesù mentre veniva flagellato, che supplizio inimmaginabile, che soffrì tremendamente. Gesù per la flagellazione, o poveri peccatori, come vi incontrerete nel giorno del giudizio con quel Gesù che ora torturate a quel modo? Il suo sangue colava per terra e in alcuni punti cominciava a staccarsi anche la carne. Sulla schiena ho visto alcune sue ossa scarnificate. Gesù mite e metteva flebiti, lamenti e sospiri. Ecco, diciamo insieme il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù è coronato di spine e condannato a morte. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Senti bene cosa dice Suor Faustina, che ha visto Gesù nella passione vivente. Dopo la flagellazione, i carnefici presero il Signore e gli tolsero la veste, che si era già attaccata alle piaghe. Mentre gliela toglievano, le sue piaghe si riaprirono. Poi buttarono addosso al Signore un mantello rosso, sporco e stracciato, sulle piaghe aperte. Quel mantello arrivava alle ginocchia, solo in alcuni punti. Poi ordinarono al Signore di sedersi su un pezzo di trave, mentre veniva intrecciata una corona di spine con la quale cinsero la sacra testa. Gli venne messa una canna in mano e ridevano di lui, facendogli inchini come ad un re. Gli sputavano in faccia, ed altri prendevano la canna e gliela battevano in testa, ed altri ancora gli procuravano dolore dandogli pugni, altri gli coprivano il volto e lo schiaffeggiavano. Gesù sopportò in silenzio, facevano a gara per schernire il Signore. Riflettei per conoscere da che cosa potesse derivare tanta malignità nell'uomo, e purtroppo questa deriva dal peccato. Si erano incontrati l'amore ed il peccato. Diciamo il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù sale al Calvario portando il pesante legno della croce. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Faustina, il mondo non conosce ancora tutto quello che Gesù ha sofferto. Gli ho fatto compagnia nell'orto degli ulivi e nel buio della prigione sotterranea, negli interrogatori dei tribunali. Sono stata con lui in ogni tappa della sua passione. Non è sfuggito alla mia attenzione un solo momento, né un solo sguardo. Ho conosciuto tutta l'onnipotenza del suo amore e della sua misericordia verso le anime. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore, contempliamo Gesù è crocifisso e muore dopo 3 ore di agonia. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, dove lo crocifissero. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Faustina, alle 3 vidi Gesù crocifisso che mi guardava e disse: ho sete. Ad un tratto vidi che dal suo costato uscirono gli stessi 2 raggi che sono nell'immagine. Nello stesso momento sentii nell'anima
un gran desiderio di salvare le anime e di annientarmi per i poveri peccatori. Assieme a Gesù agonizzante mi offrii all'Eterno Padre per la salvezza del mondo. Gesù ormai ha concluso la sua vita mortale, ha udito le sue 7 parole, poi ha guardato verso di me, ho udito le sue 7 parole, poi ha guardato verso di me ed ha detto: «Diletta figlia mia del mio cuore, tu sei un refrigerio per me fra questi orribili tormenti». Ecco, diciamo gli ultimi Padre nostro e 10 Ave Maria per la protezione nostra, di tutti noi, e per motivare la nostra vita, questa vita delle tenebre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ed ora diciamo un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, per la protezione al Papa e poi per le intenzioni della Madonnina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Ed ora diciamo le litanie alla Beata Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Specchio di perfezione, prega per noi, Sede della sapienza, prega per noi, Fonte della nostra gioia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, Dimora consacrata a Dio, prega per noi, Rosa mistica, prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, prega per noi, Fortezza inespugnabile, prega per noi, Santuario della Divina Presenza, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Porta del Cielo, prega per noi, Stella del Mattino, prega per noi, Salute degli Infermi, prega per noi, Rifugio dei Peccatori, prega per noi, Consolatrice degli Afflitti, prega per noi, Aiuto dei Cristiani, prega per noi, Regina degli Angeli, prega per noi, Regina dei Patriarchi, prega per noi, Regina dei Profeti, prega per noi, Regina degli Apostoli, prega per noi, Regina dei Martiri, prega per noi, Regina dei Confessori della Fede, prega per noi, Regina delle Vergini, prega per noi, Regina di tutti i Santi, prega per noi, Regina concepita senza peccato, prega per noi, Regina assunta in cielo, prega per noi, Regina del Rosario, prega per noi, Regina della Famiglia, prega per noi, Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso ci appelliamo alla Divina Misericordia, a Mamma Maria. Ecco, adesso ci appelliamo alla Divina Misericordia, a Gesù Misericordioso, che ci liberi da ogni male e ci preservi dal male e da ogni colpa. Ci protegga e ci liberi da questo virus maledetto. Chiediamo a Gesù proprio la grazia di liberarci da questo virus maledetto. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E adesso diciamo le litanie alla Divina Misericordia. Signore pietà,
Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santo Spirito che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in te. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te. Misericordia di Dio sublime più dei cieli, confidiamo in te. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confidiamo in te. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in te. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in te. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno, confidiamo in te. Misericordia di Dio, meraviglia degli angeli, incomprensibile ai santi, confidiamo in te. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria, confidiamo in te. Misericordia di Dio sorgente d'ogni nostra gioia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani, confidiamo in te. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo in te. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, confidiamo in te. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati, confidiamo in te. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Gesù scenda su ognuno di noi e su noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sii nella mia mente, Gesù sii nelle mie labbra, Gesù sii nel mio cuore. Amen. Affidiamoci a Gesù, consacriamoci a Lui, così siamo liberati e protetti dal male. Lui è la nostra protezione, Lui è la nostra gioia, Lui è la nostra felicità, Lui è tutto per noi, è tutto, tutto quello che ci possiamo avere è Gesù, Gesù misericordioso. Affidiamoci allora alla sua divina misericordia, per sconfiggere questo male che ci perseguita, questo virus che ci perseguita. Chiediamo a Gesù da risanarci, da liberarci da questo male, da questo virus. Liberaci Gesù da questo virus,
Proteggici Gesù, guariscici Gesù, liberaci da questo virus. Liberaci Gesù. Ecco, adesso ti faccio vedere fuori. È caldo, io per prevenire le malattie mi sono messo il giacchettino, però è caldo oggi, è caldo un bel po', c'ho il maillot, capirai. Oggi farà 23-24 gradi circa, è caldo, caldo tanto. Io stando seduto non mi muovo, non faccio attività di niente, motoria, mi sono messo il giacchettino, perché nell'ombra fa freschetto, invece nel sole adesso qui è caldissimo. Mi sono scaldato un bel po' dietro di me, è come un riscaldamento, come se io mi sono appoggiato un tuo riscaldamento, perché il sole riscalda tanto. Allora noi comunque non dobbiamo essere invidiosi di chi è che c'ha la casa di campagna, che può correre, può sta tranquillo o tranquilla nella propria terra. Non dobbiamo essere invidiosi di nessuno. L'invidia è una brutta bestia. Io stamattina all'inizio della registrazione ho detto che specialmente una persona che c'ha una casa di campagna con 4 ettari di terra mi ha detto: ma cosa te lamenti della casa? Cosa te lamenti? Se sta tanto bene a casa. Io ho detto, ma è certo, te c'hai 4 ettari di terra, sa che stai bene, c'hai tutta la recinzione intorno, tu puoi correre, puoi divertirti, puoi stare all'aria aperta, tanto a casa tua è come se stassi dentro casa, ante il campo. Tu dici bene, io ho detto, hai ereditato tutto, c'hai avuto una fortuna che ti sei portata via, io sa fortuna non ce l'ho avuta, però non per questo invidio, non per questo dobbiamo invidiare, assolutamente. L'invidia proprio è una malattia del demonio e dobbiamo chiedere a Gesù la grazia da mandarci via l'invidia. Io, grazie a Dio, non ce l'ho l'invidia. Io da quando sono nato non ci ho avuto mai l'invidia, non ho mai invidiato nessuno. Perché quello che ho potuto fare col mio lavoro, con le mie forze, l'ho fatto. Però purtroppo la casa di campagna non l'ho ereditata dai miei nonni, dai miei antenati. Non l'ho ereditata come ci ha avuto fortuna questo. Purtroppo sta fortuna io non ce l'ho avuta, da avere la casa di campagna, tutta la recinzione intorno, la stradina di campagna per passeggiare, per correre, non c'è sta fortuna lì, sto dentro 4 mura, però come ci sto io c'è anche quelli che non c'hanno la casa, quindi è peggio, coloro che non c'hanno un tetto di casa è peggio di me, è mesi peggio, dobbiamo guardare quelli mesi peggio, no quelli mesi meglio. Perché sennò è ovvio che è naturale che ci viene da pensare, ma guarda lì che fortuna questi, che culi rotti che c'hanno la casa di campagna, che possono camminare a fare le passeggiate. È normale che ci viene così in mente. Anche chi è che non invidia, però gli viene in mente. Per esempio io che non invidio nessuno, mi viene in mente la fortuna che c'hanno quelli che hanno ereditato la casa dei propri bisnonni, nonni e contrononni. È normale, stando dentro queste 4 mura, che non si può scappare. Fortuna che c'ho un terrazzetto, c'è chi è che non c'ha manco il terrazzo. Quindi dobbiamo ringraziare a Dio per quello che ci avemo. C'è chi è che non c'ha manco il terrazzo. Pensa un po'. Allora quello che c'ha sta casa di campagna con 4 ettari di terra ha detto: te non te puoi lamentare, non te puoi lamentare, c'hai una casa, stai dentro casa. Io ho detto: certo, te dici beh, che c'hai tutto il terreno intorno, puoi camminare quanto te pare, puoi correre. Poi sta con gli animali del cortile. Quanto stai meglio? Poi zappa la terra. Poi lavorante la terra. Io non posso lavorare, non posso fare niente. È normale che me lamento.
mica posso lavorare il pavimento, i ciuffi di polvere. Io tiro su i ciuffi di polvere, mica posso mangiare l'insalata come ce l'ha lui, tutte le cose del campo. Te pensa che fortuna che c'hanno questi. Senza invidiare, senza invidiare bisogna ammetterlo, la fortuna. Per esempio gli attori, i cantanti, dicono state a casa, fanno l'appello a tutti gli italiani. Certo, voglio vedere lui che c'ha la casa di campagna, che c'ha tutto. Vuole viaggiare addirittura con la macchina a camminare intorno alla casa sua, dentro il recinto. Certo, c'hanno le ville, c'hanno le straville gli attori, i cantanti. Lo credo bene che dice nell'appello agli altri da stare dentro casa. C'ha nelle ville, straville. Pole ne fa tutto quello che gli pare a sta gente. Quanto dice ne beh, guarda, quanto dice ne beh sta gente. Dice ne beh un bel po', ma non si rende ne conto la fortuna che c'ha ne. Il culo rotto che c'ha ne, proprio per dirla chiara e tonda la faccenda. Quindi rendiamoci conto, ognuno di noi, per stare meglio, dobbiamo pensare a quelli che sta peggio. Io devo pensare a chi è che non c'ha manco un terrazzo. E chi è che non c'ha il terrazzo, deve pensare a chi è che non c'ha la casa. A quelli che sta peggio. Quelli mesi peggio. Quelli che c'ha nella casa lungo il fiume Tevere, per esempio. Lungo il fiume Po. Ce n'è tanti che c'ha nella casa lungo il fiume. Quando viene la piena, una volta ogni 10 anni ormai, che viene la piena del fiume, li porta via. Campene perché ci stanno meno dei 10 anni, dopo quando c'è la piena li porta via tutti e morene, quindi questi stanno peggio messi. Questi che hanno le capanne vicino ai fiumi, nei lati dei fiumi, nei margini, vivono peggio, da invece una casa piccola, piccola, rincignita, questi vivono peggio. Dobbiamo guardare chi è che sta peggio, non chi è che sta messi meglio. E gli attori, i cantanti non dovrebbero fare l'appello. L'appello lo dovrebbe fare chi è che c'ha un buco di casa. Quelli lì devono fare gli appelli, no gli attori, i cantanti che già c'hanno i quadri. Quelli che c'hanno un buco di casa dovrebbero fare la pubblicità, gli appelli, così guadagnano un po' dei quadrini. Invece da non fanno niente, non possono lavorare e non possono guadagnare i soldi. È grave, adesso non possiamo lavorare nessuno, non possiamo guadagnare i soldi per campare, per sopravvivere, per mangiare. È grave un bel po' questa situazione. Adesso non potremo manco guadagnare, lavorare per guadagnare, per mangiare. Non potremo più manco fare quello. E il governo non è che ci paga da magnà. Non ci paga niente, né bollette né da magnà. E siamo in crisi. Siamo messi male un bel po' adesso. È una situazione tremenda. Non si può lavorare per mangiare, pensa. Non potremo più lavorare per guadagnarci i quattrini per mangiare. E quindi cosa succede? La guerra civile. Verranno saccheggiati i negozi e succede il finimondo. Succederà il finimondo così. Non è possibile che non potremo lavorare e non potremo guadagnare per non mangiare. È grave, È più grave di quello che pensiamo. Non ce ne rendiamo più conto, no? Siamo mentecatti. Proprio le teste mentecatte, le teste finite. Stiamo a soccombe qui, soccombemo, eccoci. Chi è che ci dà i quattrini per magnà? Lo Stato? Lo Stato non ti dà niente. Lo Stato se li pia per loro stessi. Lo sai chi è che campa? Che sopravvive? Chi è che c'ha la terra? C'ha la casa di campagna? Siamo sempre lì sui discorsi. Campene chi è che c'ha un pezzo di terra per magnà? Per coltivare, coltivano e magnano. Invece qui, del buco di casa, non potremo coltivare il terreno, potremo tirare su i ciuffi di polvere, sì, quello lo potremo fare, i ciuffi di polvere ci dà la casa, l'abitazione, il condominio non ci dà niente. Se non c'è i negozi per andare a comprare, se non c'è un po' dei quadrini, non potremo manco andare a mangiare. Dopo è grave, dopo non si ride più, dopo non si dice più le stronzate tramite internet. I commenti stupidi, finché uno c'ha da magnà, commenta stupido. E finché non c'ha la salute precaria, tutti i commenti inutili, stupidi, deficienti. Dopo però se piagne. E pensiamoci bene, invece da dire stronzate su internet. Pensiamoci. Al disastro che siamo finiti.
un virus dannato e il governo non ci aiuta. Non aiuta a niente, dice che ha stanziato miliardi di euro. Miliardi a chi? A chi? Alle imprese, alle ditte, alle aziende. E i privati? Che fine fanno i privati? I polli d'allevamento? Che fine fanno? E coloro che abitano dentro gli appartamenti delle città, dei paesi, come me, che non può ne lavorare e non può ne guadagnare i soldi per prendere i soldi per mangiare. Non può ne lavorare per guadagnare e per andare a comprare da mangiare. Come fanno? Chi è che li stanzi? Chi è che li finanzia? Chi è che li finanzia? Il governo. Il governo non paga niente. Quindi siamo mesi all'astrico proprio, allo sfascio totale. Siamo finiti senza terra. Senza la terra siamo finiti, signori e signori. E non c'è bisogno che lo dico io, eh. Io ho fatto una riflessione. Rendiamoci conto, svegliamoci sul suo cervello, mente gatto. Adesso ubimo, stiamo qui, stiamo zitti, dentro casa. Perché per prevenire il male. Però chi è che ci paga per mangiare? Chi è che ci paga? Voglio vedere quanti staranno in crisi. Quanti staranno disperati presto. Invece da scrivere le cazzate tramite internet. Fine!